Bentornati a Spazio Aperto. Oggi, come potete vedere, ho solo un ospite. Avevamo un altro ospite che non è potuto venire per problemi personali e insomma qualche impegno l'avrà trattenuto. Abbiamo qui il coordinatore cittadino di Insieme Acate. Parleremo proprio di Acate, un po' in generale e soprattutto di questi debiti che continuano a variare. Volevo, ecco, parlarne con una controparte chiaramente di Insieme Acate, giusto per non essere, sembrare di essere di parte, ma non è stato possibile. Quindi parleremo proprio con Gianfranco Ciriacono, che è esponente di Insieme Acate, che fa parte del consiglio. Quindi, comunque, voi siete esponenti consiliari, avete Opposizione. partecipato all'ultimo consiglio. Che cosa è emerso da questo consiglio? Intanto saluto e ringrazio l'emittente televisiva. Innanzitutto devo dire che i debiti sono la croce dei cittadini acatesi. I cittadini acatesi negli ultimi anni si sono visti moltiplicare, duplicare, triplicare i costi dei servizi senza avere dei miglioramenti. Tieni presente che ormai una famiglia media paga più del doppio il canone idrico senza aver migliorato minimamente o messo in bilancio, messo nella delibera nessun miglioramento della rete idrica. Stessa cosa vale per la TARSU o Tari, perché cambiano i nomi, però il risultato è sempre lo stesso, la spazzatura è ovunque, la differenziata non è decollata. E tanto è stato fatto, però materialmente i risultati sono poco positivi. Però nello stesso tempo sono aumentati i costi da 2 euro a metro quadro a 3 euro a metro quadro. Per non parlare poi dell'odiatissima tassa degli italiani e quindi ancora di più dei cittadini acatesi, l'IMU e la TASI, che essa è stata portata al massimo a 10 al 60. Tieni presente che queste tasse hanno impoverito notevolmente la città di Acate, soprattutto la fascia medio-bassa della città. Questa amministrazione non è riuscita a mitigare questo aumento delle tasse, neppure cercando di inserire delle esenzioni per chi ha un reddito basso o per chi avesse un ISEE basso. Quindi questi aumenti sono stati discriminati e hanno colpito l'intera Beh, città. adesso Per Acate è in dissesto, quindi non sarebbe neanche possibile fare una cosa del genere. carità, però materialmente mi rendo conto che non è stato fatto neppure l'altra parte della metà. Perché è vero Acate è in dissesto, però è anche vero che la capacità di esazione di questa amministrazione è stata bassissima. Cioè vale a dire, se da un lato hanno aumentato i costi, dall'altra parte non è riuscita neppure a recuperare i ruoli spediti ai cittadini. E quindi da questo punto di vista troviamo che sono sempre i soliti a pagare, i cittadini per bene, ci ritroviamo, ritorno a dire, con i pensionati che sono soffocati da queste tasse. E quindi materialmente si continua a salvaguardare o quantomeno non riesce questa amministrazione a colpire dove c'è l'ammanco e si continua a colpire indiscriminatamente i cittadini. Faccio un esempio, abbiamo una popolazione ormai di oltre 10.000 abitanti, però chiaramente la maggior parte di questi cittadini non sono cittadini acatesi, ma è gente che proviene da fuori. Si tratta di cittadini extracomunitari o comunitari che vivono su questo territorio. Mi chiedo e chiedo a questa amministrazione quanto sia la percentuale di questa gente a cui noi quotidianamente diamo servizi. Diamo il servizio dell'acqua, della spazzatura, della raccolta differenziata, prendiamo i bambini di queste famiglie e li portiamo a scuola, ma mi chiedo dall'altra parte se riusciamo a recuperare i costi o quantomeno ad raggiungere il contribuente. Beh, Perché visto che l'amministrazione non c'è, un attimo
puntualizzo una cosa che l'amministrazione ha sempre detto comunque da Cate, che sono tantissimi gli evasori anche catesi che non pagano le tasse. Ma guarda, l'evasione nasce quando praticamente il servizio non viene considerato adeguato. Quindi da questo punto di vista io credo che bisognerebbe fare molta più sensibilizzazione, ma soprattutto dovremmo far vedere come questi soldi spesi siano realmente ci sia una ricaduta sul Quindi il territorio. cittadino non paga perché il servizio non funziona? Molte volte sì, anche perché ritiene che i costi sono eccessivamente alti. Allora ritorno a dire, ci sono delle fasce molto deboli. Vuoi questa fase particolare di regressione economica? Vuoi perché c'è una concorrenza estrema dal punto di vista del campo del lavoro? Ci troviamo con tanti cittadini, con tanti padri di famiglia che non hanno un posto di lavoro e che si trovano sommerse di cartelle esattoriali, si trovano sommerse di ruoli mandati dal comune e dall'altra parte vediamo che è un servizio che è un servizio colabrodo. La rete idrica ad Acate è un colabrodo, il sistema di differenziata non funziona perfettamente, Macconi è un cumulo di rifiuti. E quindi materialmente ci ritroviamo con da una parte i costi aumentati e dall'altra parte non troviamo un servizio adeguato e quindi i cittadini molte volte si trovano a non pagare queste tasse perché si trovano oberati e senza servizio. Quindi mi rendo conto che questo binomio ha scatenato un'evasione notevole, ma io credo che una quota parte, ma non indifferente, proprio una quota grossissima, io parlo secondo me di almeno il 25-30% di evasione nasce appunto dai cittadini che non sono acatesi e che usufruiscono di questi servizi e che non pagano puntualmente nessun servizio. Io continuo a Io ribadire credo. che di questo, diciamo, scritto in passato, abbiamo parlato in passato che anche, insomma, i cittadini acatesi non è che siano proprio tutto questo pagatori di tasse. Tantissimi le pagano, ma ci sono anche gli evasori delle tasse. Probabilmente l'unico motivo non sarà quello che il servizio non funziona. Però, Ma insomma, in ogni migliorare i caso, servizi allora, funziona sempre, guarda, io perché credo che in ogni caso il cittadino, nel momento in cui ha un buon servizio, è portato a pagare. E dall'altra parte io devo credere che un'amministrazione deve cercare in tutti i modi di trovare ecco, la metodologia giusta. Io porto l'esempio. quello delle tasse è stato un punto sul quale si è dibattuto molto proprio per quanto riguarda la chiusura dei bilanci, no? Quelle tanto sennate cifre che sono messe in bilancio, ma che poi non arrivano alle casse del Ma comune. guarda, Funziona così? Lei è stato anche un ex non amministratore, è funziona così? così. Allora, tutto quello che viene messo a ruolo, praticamente viene scritto a ruolo. Se poi non viene pagato in quell'anno solare, chiaramente viene passato all'esattoria. Quindi l'esattoria, quindi quella somma, viene iscritta a ruolo come parte positiva. Poi sarà l'esattoria a recuperare le somme. Ma io credo che l'amministrazione deve avere più a cuore il cittadino, deve cercare in tutti i modi di trovare un accordo sociale nei confronti del cittadino e trovare la metodologia giusta per poter far pagare le tasse giuste. Io porto un esempio, credo, due esempi porto. Uno, chiaramente quello del Comune di Vittoria, che credo che abbia utilizzato una metodologia sana, quella di utilizzare il modello ESEE, che è un indicatore economico sociale, in cui le famiglie che hanno un reddito basso e che si trovano in difficoltà economiche vanno a pagare una quota inferiore rispetto alla famiglia che ha una situazione economica migliore. Ma hanno messo alla base anche un fattore importante, quindi non soltanto l'ISEE, ma anche la certezza, questo patto tra cittadini e amministrazione. Tu, se sei in regola con i pagamenti degli anni precedenti, noi ti riconosciamo questo sconto. Quindi quando c'è questo accordo sociale tra amministrazione e cittadino, credo che il cittadino si senta tutelato e che paghi le tasse. Invece oggi ci troviamo con dei cittadini che sono sovrattassati, possibilmente che sono sempre stati in regola con i pagamenti e che materialmente si trovano sempre a pagare di più e sempre in ad avere pochi. E meno come sempre in servizi. pochi, questo è il problema, sempre in pochi. Quindi se non si trova questo accordo sociale tra amministrazione e cittadino, io credo che la situazione non potrà trovare una soluzione, una via d'uscita. Però io continuo a dire un occhio di riguardo, lo porrei anche
ai residenti non acatese. È giusto, io credo che chi venga a lavorare... Forse in particolare a Macconi? Io credo che tutto il circondario di Acate. Acate fortunatamente ha dei terreni fertili, abbiamo delle aziende che danno tanto, tanto lavoro alla manodopera. E io credo che chi si trova a lavorare ad Acate non viene soltanto per il clima o per la città di Acate, certo, ma viene chiaramente per delle necessità economiche. Quindi questa immigrazione, così come riceve da parte dello Stato, da parte del Comune, da parte dell'INPS l'indennità di disoccupazione, riesce ad avere praticamente il bonus Renzi, riesce ad avere i servizi da parte del Comune, anche quello essenziale, le scuole, il servizio bus, tutte queste cose, è giusto che questa gente vada a pagare correttamente i servizi utilizzati, sia dal punto di vista idrico, sia dal punto di vista della spazzatura. E questo credo che sia un segno anche di crescita, perché non ci può essere soltanto un'accoglienza soltanto di un lato. E credo, certo, che adesso l'accoglienza... insomma, ci stiamo spostando su un altro argomento. Perfetto. Io tornerei un po' sui conti del comune, che sono quelli che oggi ci interessano maggiormente. Sicuramente potrà influire in qualche modo anche la presenza degli stranieri in un territorio così piccolo in fondo come Acate, quindi con un numero veramente alto di stranieri. Però ecco, poi i conti sono quelli che noi andiamo a valutare. L'amministrazione ha spesso parlato di 20 milioni di euro di debiti, forse meno, forse di più, forse 10 milioni, insomma. Adesso i commissari che sono stati nominati dal Ministero dell'Interno hanno, durante l'ultimo consiglio, tirato fuori una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Quindi la differenza è netta. Il gruppo Insieme in Consiglio Comunale aveva già manifestato i dubbi su questi debiti che il sindaco aveva propagandato ai quattro canti. E oggi ce lo certificano gli uomini, i commissari della prefettura mandati dal Ministero dell'Interno, i quali ci certificano che i debiti sono appena 3 milioni e mezzo. Questo a dimostrare come chi amministra non ha neppure la certezza di quello che sta facendo, e quindi materialmente questo preoccupa non soltanto noi come gruppo politico, ma preoccupa anche i cittadini. Ma quello che ci preoccupa di più è pensare che ci sono 110 creditori tra aziende, professionisti e lavoratori che aspettano ancora il pagamento dei beni e servizi e attività professionale fornite al comune di Acate. E chi va dicendo che il lavoro è la prima cosa non si rende conto che ha messo in crisi, in ginocchio, queste aziende, perché c'è gente che sta aspettando lo stipendio perché le aziende non vengono pagate dal comune. E mi chiedo a questo punto: il sindaco cosa ha fatto di 1.800.000 euro di anticipazione di cassa, e quindi di soldi liquidi? Come le ha investite? Le ha investite cercando di sbloccare questa situazione di crisi, quindi aiutando le aziende, oppure le spese come? Perché l'altra cosa che certificano i commissari prefettizi sono che questi debiti sono per gli anni 13 e 14. E che solo nel 1.800.000 euro soltanto in 2 anni di amministrazione Raffo. Quindi non si possono addebitare tutti questi debiti alle precedenti amministrazioni. Quindi oggi capisco perché l'assenza in quella sede di qualcuno di controparte dell'amministrazione, perché chiaramente gli assessori o il sindaco chiaramente non vuole confrontarsi con una situazione particolare che hanno creato loro stessi. Ma secondo lei, che è un ex amministratore, anche diciamo se non è arrivato alla fine dell'ex amministrazione Caruso, ma faceva parte del Consiglio agli inizi, secondo lei questo dissesto era evitabile? Io credo che il dissesto si poteva evitare quando materialmente, nei momenti giusti, si sarebbero attivate le amministrazioni e avrebbero attinto ai benefici di legge, quale il decreto legislativo 77 del 31 dicembre. E quindi questo avrebbe sicuramente permesso una diminuzione del debito. E poi mi chiedo,
qual è la lungimiranza di questa amministrazione e dei vari dirigenti che questa amministrazione ha nominato, perché in appena 2 o 3 anni il sindaco ha nominato 3, 4, 5 dirigenti fino ad arrivare a un dirigente del settore economico-finanziario, un ingegnere. Non so che competenza potesse avere, però il dato di fatto è questo, che non si può mettere in dissesto un comune di 10.000 abitanti, un comune che ha un bilancio di 10-12 milioni per appena 3 milioni e mezzo di debito. Quindi secondo me non c'è stata la giusta visione, l'amministrazione non ha affrontato in maniera chiara, non ha affrontato l'ha affrontato con leggerezza, ma questa leggerezza sta costando cara ai cittadini e alle imprese. Ecco, Acate sta vivendo un momento difficile, nonostante insomma, sembra che la zona industriale si sia sbloccata in qualche modo, nonostante da un lato sembra che si possa tirare un sospiro di sollievo, dall'altro però sembra tutto bloccato. Il problema è sono sensazioni veramente distanti che però hanno i cittadini. Allora, se il motore economico del territorio acatese è l'agricoltura. Oggi l'agricoltura vive una crisi da parte delle infrastrutture. Se tu pensi soltanto che l'IMU è passata da 0,46 a 10,60, quindi più del doppio, il 130%, quindi l'azienda si trova ad affrontare la crisi economica del mercato nazionale e del mercato internazionale, l'attacco senza regole da parte dei bacini del Mediterraneo. Sì, ne abbiamo parlato proprio nella scorsa puntata. I costi chiaramente di gestione, quindi il comune con l'addizionale comunale e con l'IRAP, oggi anche l'IMU viene portata al doppio, chiaramente ci sono dei costi reali che materialmente affossano le aziende. Il settore terziario, quello dell'artigianato, sì, è un settore importante, ma chiaramente rappresenta un settore di nicchia, uno spicchio piccolo della nostra economia. La nostra economia è fondata sull'agricoltura, sulla fascia trasformata, quindi bisogna ripartire da lì attraverso una revisione in totale. Tu immaginati che le rendite catastali dei terreni acatesi sono altissime, quindi attraverso una ripartenza, quindi mettendo in filiera tutte le istituzioni, compreso i comuni, le regioni, capisco anche lo Stato, e quindi soltanto così si può avere una ripartenza certa. E poi gli imprenditori vogliono una cosa sola: certezza nei costi. Solo così si può fare un'impresa sana. Oggi, non avendo questo, il settore economico viene affossato. Siamo in chiusura, volevo tornare un attimo sul dissesto, su questi conti che sembrano non quadrare mai, eppure il Consiglio tante volte li aveva ritirati fuori, se ne è parlato tanto, l'amministrazione ha detto che era tutta colpa della passata amministrazione, anche l'ex sindaco ha risposto dicendo che in verità non era così, però di fatto sembra sempre una fase di stallo. Acate ricomincia sempre da capo con delle novità. Questa volta la novità è che non sono più 20 milioni di euro, sono solo 3 milioni e mezzo. Allora, questo... Ma Acate ce la può fare, comunque ha un dissesto, comunque degli anni difficili davanti. Allora, Acate per ripartire deve avere bisogno di un patto sociale e economico con i cittadini. Soltanto così, quando tutti pagheranno il giusto, Acate potrà vivere una situazione di equilibrio economico. Fin quando non ci sarà questo patto chiaro nei confronti dei cittadini, vediamo che Acate avrà sempre più grossi problemi dal punto di vista economico, perché quello che viene a mancare proprio oggi sono le entrate. Da una parte vediamo che qualcuno a livello nazionale si fa bello a tagliare le tasse, però in realtà le tasse comunali, le tasse regionali sono aumentate a dismisura, forse più di quanto si è tagliato. Quindi se non c'è un accordo di filiera e quindi un accordo che vede tra i partner la regione e lo Stato, i piccoli comuni rischiano di diventare vittime appunto di politiche che non partono dal territorio ma che arrivano dall'alto.
Bene, io ringrazio il coordinatore cittadino di Insieme Acate, Gianfranco Ciriacono, ringrazio i telespettatori e ci vediamo la prossima volta ancora con una puntata di Spazio Aperto. Grazie. Grazie. Grazie.